Ci piace chiaro o lo proviamo scuro? Scuro, scuro, va bene, ok. Non ho neanche fatto la prova, se posso vedere questo scuro. Ho sbagliato, Fabio, l'ho disabilitata. Ah no, l'ho messo... Uff, devo ribrigare tutto. Vi piace, deve piacere il chiaro. Cioè, no... non lo so, se faccio ribildare tutto... No, no, grazie, va bene, facciamo lo sforzo. Funziona l'audio, mi registra, mi tiene? Ok, perfetto. Ciao, io sono Luca, anch'io lavoro in Futura, faccio il data scientist e quindi queste cose di backend non le tocco ancora. Il mio obiettivo è prendere i notebook che scrivo da solo e portarmeli in produzione, che sarà una cosa difficilissima. Però per fortuna ci sono strumenti come questo che aiutano molto, soprattutto gli inetti che magari non provenendo da un contesto di ingegneria, magari per fare data science, vengono da contesti molto diversi e non conoscono tutte le ottime buone pratiche di codice. Io sono il primo, ho studiato economia e statistica e mi sono riciclato data scientist. Mi ha aiutato molto in questa transizione il fatto che sono un collezionista sfegatato, vado a caccia di repository su GitHub, ne ho 1600. Perché? Non lo so, cioè non è molto saggia come cosa, però mi piace catalogarle, tutte fatte bene, con le loro cose, tra queste ho trovato anche Cookie Cutter. Ne ho 1600, posso andare avanti per 6 mesi a fare talk come questa sera, su cose librerie utili o più o meno utili. Ho scelto questa perché di fatto è una delle prime ed è una delle più utili. Che cos'è Cookie Cutter? Il formidabile, l'ho aggiunto io, è una libreria per fare templating automatico di progetti di programmazione di qualsiasi tipo. Già intuite un pochino il potenziale che potrebbe avere. Di cosa ci occupiamo stasera? Appunto, cerchiamo di capire finalmente che cos'è, quando è il caso che noi lo utilizziamo, vedremo in live una piccola demo, e sarà molto breve perché è anche molto facile da usare, capiremo come installarla, come costruire un cookie cutter, cosa fare, diciamo, per completare la nostra ricetta, non mangeremo i dolci, sono degli extra questi qui in fondo, però ho voluto continuare la metafora culinaria del cibo. Io comunque le patatine le ho già prese. Che cos'è Cookie Cutter? Come ho detto prima, è una command line interface di Python, bellissimo, adoro le command line interfaces, adoro il terminale, però non dovete farlo anche voi per forza, che vi serve per inizializzare nuovi progetti di programmazione a partire dalla linea di comando per qualsiasi progetto in qualsiasi linguaggio di programmazione. Se non sapete utilizzare Python, diciamo, non penso che sia questo il però insomma vi tocca fare un progetto in Java, non lo so, probabilmente in R, per fare Python, diciamo, Cookie Cutter lo potete utilizzare per strutturare il vostro progetto facendo scaffolding semplicemente e vi basta chiamarlo, non dovete conoscere una riga di Python per utilizzare un Cookie Cutter, un template già pronto, perché la bellezza di Cookie Cutter è che in maniera interattiva vi permette di utilizzare dei template che possono essere già disponibili da qualche parte nel web. Trovate un template che vi piace, scaricate la libreria, installate Cookie Cutter e poi la fireate dalla linea di comando e la utilizzate, semplicissimo. Non è richiesta nessuna competenza se non sapere selezionare delle opzioni o sapere scrivere sulla tastiera, che visto che siamo tutti qui mi sembra che probabilmente lo sappiamo fare. Quando è che dobbiamo usare Cookie Cutter? Quando abbiamo detto, magari siete in un contesto aziendale, avete delle decisioni che dovete, tra virgolette, imporre, diciamo così, o delle linee guida che volete far utilizzare a tutto il vostro team, vi piace usare pre-commit, vi piace, non so, che si usino certi gestori di pacchetti, vi piace che ci siano certi tipi di dipendenze già fatte, Cookie Cutter potrebbe esservi d'aiuto, anche perché magari non dovete stare a dire alle persone guarda che tu però devi configurare questa cosa, per favore fai questo, metti questo nel repo. No, dice guarda, senti, usa il Cookie Cutter e quando inizi ogni progetto lo inizi così, non fai make the, ricrea un nuovo progetto, ma semplicemente usi Cookie Cutter. Funziona per voi quando volete anche dei template interattivi, perché con la bellezza appunto dell'interattività potete togliere, rimuovere cartelle o cambiare configurazioni dei file. Volete cacciare un singleton per le configurazioni? Sapete che nel vostro progetto c'è un database o no? Volete utilizzare dei file.env con delle configurazioni da tenere in chiaro oppure no? Con cui fate, con cui potete farlo. E soprattutto vi aiuta a ridurre un po' di boilerplate. Programmando tutto in Python, noi sappiamo quante cose dobbiamo metterci a configurare quando iniziamo un nuovo progetto. Forse, non lo so. Per carità, mandare le cose in produzione. Chi si è mai trovato in questa situazione? Quanti di voi hanno messo qualcosa in produzione, magari di machine learning? Vedi, ci sono delle vittime, ecco, quindi magari questa volta qui, il prossimo progetto, riusciamo a risparmiarvi un po' di sofferenza. Come funziona Cookie Cutter? È molto semplice. Immaginate di essere su una directory, io ho perso la parola, e adesso faccio anche un po' di zoom. Non la piattaforma, quella lì la lasciamo per altri usi. Facciamo un 27 più circa, più o meno, esatto. E qui ci troviamo in una directory. Non si vede? Devo anche cambiare tema, è una cosa che non facevo da 1000 anni. Potete spegnere oppure posso cambiare tema. Se spegnete sono anche più contento. Oh,
No, no, Fabio, ha spento lui la luce. Volete inizializzare un nuovo progetto? Cookie Cutter, la magia è questa. Scusate, io purtroppo ho tutte le, come si dice, ho le spie che mi suggeriscono. Da qualche parte sul mio computer, in questo caso nella mia stessa directory, ho un template e gli dico, ok, Cookie Cutter, prendi questo template e costruiamo un nuovo progetto. Inizia, bah, dammi il tuo nome, ti do un valore di default, sono ancora io. Dammi un indirizzo email, per favore, per GitHub utilizzate sempre questi qui, magari quando mettete in chiaro che sono in un reply, no? Che vi servono anziché evitare di mettere il vostro indirizzo email in chiaro a tutto il mondo. Volete utilizzare il vostro username di GitHub perché è un pacchetto che pubblicate su PyPI e quindi volete che ci sia un riferimento su GitHub? Potete mettere anche quello. Finalmente mettiamo un nome al vostro progetto. Progetto molto figo. Ci permette addirittura con semplicità di dire, bah, vuoi mettere una licenza al tuo progetto? Io sì, ho detto per forza. Potevo anche mettere un'opzione di no, non voglio nessuna licenza, ma facciamo che a noi ci piace la licenza dello GNU, che è GNU, però vabbè, e ci dice, ah, il tuo progetto di Python, best practice da seguire, non utilizzate i notebook, per favore, costruite dei pacchetti ad hoc per le vostre necessità. Qui c'è già un nome che potremmo dare. Ci suggerisce, attenzione, un valore che possiamo utilizzare e ce lo suggerisce proprio a partire dal nome del progetto iniziale, del nome del nostro repository. A me piace che il mio pacchetto si chiami così, voglio essere stiloso e gli dico va bene, voglio già dargli una versione, molto bene, voglio dire che versione di Python usare per questo progetto e poi posso anche dire magari, ad esempio, a seconda del progetto, nel mio caso sì, perché uso molto PyEmver per gestire le versioni di Python col suo computer, vuoi utilizzarlo? Sì, vuoi usare Jupyter? No, vuoi della documentazione del tuo progetto? Beh, vabbè, dai, facciamolo, ok, facciamo questo sforzo e mi crea il progetto. La mia repository prima era vuota, adesso qui vedete che c'è il mio progetto molto fico. Che, attenzione, qui sopra gli avevano detto che il progetto molto fico non, aveva degli spazi. È successa un po' una magia nel frattempo, per cui il mio progetto molto figo, che è qui, non so se lo vedete da là in fondo, qua, ha i trattini alti, che sono una convenzione, ad esempio, che è quella che usiamo di GitHub. E se andiamo a vedere dentro il nostro progetto molto fico, anzi, ci rendiamo conto che e andiamo dentro qui. Sono già comparse delle tabelle, un template per i dotenv, se magari utilizzate delle variabili ambientali. Ha già dentro una cartella per il documentazione, ha già dentro una cartella per i test, con dentro un vostro init.py. Ha già dentro un pre-commit config. Pre-commit è una bella libreria, magari sarà un argomento per un altro talk se ne avete già parlato, che vi permette di eseguire prima che committate qualcosa una serie di librerie. Queste qui erano già nel nostro template, però vedete ad esempio che è già adattato alla versione di Python che vogliamo usare, ha già preciso alcuni argomenti, ha già alcuni argomenti sostituiti. Qui ci dice ad esempio che per girare Flakeate non dobbiamo andare a guardare dentro la cartella data del nostro pacchetto. Con quel nome, normalmente avreste dovuto prendere, copia e incollare un pre-commit config da qualche parte che avete già in uso, adattarlo a quello di cui avevate bisogno e poi dire adesso andiamo qui e sostituisco qui dentro al progetto vecchio questo nome e via dicendo. Ed è tutta fatta così e ci permette di ridurre molta di questa boilerplate, ad esempio scegliendoci già il testo della licenza oppure sistemando per project.toml. Chi di voi lo usa? Ha usato già questo file? Bonis è, diciamo, una nuova direzione per chi non lo conoscesse, verso la quale si sta muovendo un po' la community di Python, diciamo, dove gestire e infilare dentro tutte le nostre informazioni e i nostri progetti di software. Un po' una cosa che arriva da Rust, se non sbaglio, non so niente di Rust, penso di sì, da Julia per dire, ma da anche altre librerie che usano il TOML, ad esempio, per specificare alcune configurazioni dei file. E vedete che il nome del progetto è stato sostituito, le mie credenziali per l'autore e tutta questa parte di testo verrà infilata ad esempio su PyPI quando pubblichiamo il pacchetto. Qui addirittura potremmo dirgli, io non l'ho fatto perché non ho mai pubblicato niente su PyPI, purtroppo, ma ad esempio qua potremmo avere già delle configurazioni per diciamo, dove, in che URL di PyPI utilizzare, quali credenziali utilizzare su PyPI, eccetera, eccetera. E qui è tutto configurato, vedete che ha già sostituito tutte le cose che ci potrebbero interessare, ci ha già detto di utilizzare quell'indirizzo email oppure c'è già adesso alcune dipendenze che potremmo voler utilizzare. Questo, ad esempio, che sto utilizzando come strumento per gestire i pacchetti si chiama PDM, Python Developer Master, una roba così. È un'alternativa un po' più carina di Poetry. Qualcuno di voi ha usato Poetry? Lo usa? Molto popolare, PDM non lo conosce nessuno, immagino. Ho visto una mano alzata, hai la mia stima. E questo è tutto cookie cutter, nel senso che zitto zitto. Segreto, questo, così si esce da Vimeo, non so se voi lo sapevate. Ci aperto. Sembra anche per me gente è rimasta lì bloccata, non dentro questa cartella. Oh.
Ma dentro qui ci dice, ci ha generato tutti i file che potrebbero servirci. Come abbiamo fatto a ottenere questa cosa interattiva molto simpatica e veloce che mi ha permesso di fare un sacco di show off? Installando Cookie Cutter, meglio se globalmente, magari se avete voglia di provare una libreria nuova anche con Pipex, che non so, chi di voi ha usato NPM, Node, JavaScript, qualcuno? Sì? È tipo NPX, infatti si chiama Pipex per un motivo, serve per installare in ambienti isolati di Python, delle command line interfaces di Python, quindi è molto carino per tenere un sacco di roba. Poi potete anche installare con il vostro package manager, però siete sicuri che sia nel proprio ambiente. Dovete usarla, no, non per forza, però è molto carina, se avete voglia, guardate anche quella. Come funziona la ricetta per costruire un cookie cutter? Abbiamo visto che io avevo già un cookie cutter infilato dentro il repository. Io le slide le ho condivise su GitHub, anzi adesso queste qui sono state su GitHub Pages, quindi potete andare tranquillamente a recuperare il template e riutilizzarlo, modificarlo, ma se guardate su GitHub ce ne sono altri molto migliori anche dei miei. I template sono molto personali da questo punto di vista e la parte più divertente è capire poi voi come potete andarle a modificare e fare come volete, che rispecchino le vostre esigenze, le esigenze del vostro team e di tutti quanti. Potete, per costruire un template cosa fate? Prendete il vostro computer, create una nuova directory, inizializzate magari una repository su Git, perché comunque potete versionare il cookie cutter su GitHub o comunque su GitLab o su qualunque, come si chiama, Megatron, vabbè c'è un GitHub anche europeo, però vabbè insomma non è neanche importante quello. Inizializzare una Git repository ci permette anche, ad esempio, di poter prendere e pescare cookie cutter da GitHub senza doverle avere per forza sul nostro computer oppure di tornare indietro, chiaramente tutti i benefit dei sistemi di versionamento del codice. E poi cosa facciamo? Qui mi sa che è saltato qualcosa, no, non è vero. Creiamo il file cookiecutter.json oppure JSON se vi piace il francese e aggiungiamo delle variabili dentro il cookie cutter. A noi ci piace, visto che è un po' una cosa di cucina, andiamo per la pronuncia alla francese. Sì, Audrey qualcosa, è vero, lei, esatto. Cosa facciamo dentro il cookiecutter.json? Allora, mettiamo delle variabili, utilizzando la notazione in JSON. Possiamo metterle con dei valori vuoti da lasciare da riempimento agli utenti. Possiamo dargli già dei valori predefiniti, se state utilizzando cookiecutter aziendale, ad esempio qui volete la versione del Python che usate in produzione. Potete anche dare più di una scelta. In questo caso, diciamo, il default è il valore in cima che specificate. Oppure, visto che alla fine di fatto dentro cookie cutter ci sono di fatto degli oggetti che sono delle stringhe, le variabili sono delle stringhe, potete manipolarle con semplicemente tutti, concatenando tutti i metodi delle stringhe che ci sono su Python. Ed è qui che otteniamo la magia di cui si passa dal reponame senza spazi a quello con i trattini alti per il nome della cartella, per favore utilizzateli senza bisogno di usare questi trucchi, ma tanto lo sapete già se siete qui, oppure con il trattino basso per il pacchetto della configurazione in Python. E per i più attenti, se prependete, scusate, non so come si dice in italiano, ma penso neanche voi, due trattini bassi al nome della variabile, questa variabile non viene renderizzata. Infatti, se vi ricordate, nel cookie cutter mi sono comparse tutte queste scelte, ma queste due no. Queste sono delle variabili private, di fatto, come metodi privati che ci sono in Python, che vengono utilizzate da altre parti nel progetto, magari, ma che non vengono renderizzate, diciamo, non vengono chieste all'utente di essere personalizzate. Questo ci permette, ad esempio, di usare il reponame sostituendo al project name gli spazi con i trattini alti, e la stessa cosa, ad esempio, con il package name qui sotto, però qui ve lo volevo chiedere ancora perché magari volete modificarlo, volete fare una roba un po' più concisa. Pensate a scikit-learn, il repo si chiama scikit-learn, il pacchetto si chiama sclearn. E altrimenti utilizzare qua, diciamo, fare anche altre cose un po' strane, perché comunque alla fine per manipolare le liste in maniera un po' efficace, magari lo volete esplodere in liste, poi prendere altri elementi, ma lasciamo stare, queste qui sono arzigogoli che poi vi richiederanno un pochino di. E questo è il massimo impegno che vi richiede Cookie Cutter, eh? Questo è proprio il massimo che vi serve. N nulla togliere ai decoratori, che io faccio ancora fatica a capirli, quando vi userò probabilmente meglio, però questa roba qui l'ho capita abbastanza in fretta, ecco, è una documentazione fatta anche abbastanza bene. Adesso che abbiamo la ricetta, come inforniamo il tutto? Vedete che qui a livello alto c'è il mio cookiecutter.json. Siamo ancora nel mio repository, nel mio progetto, quello che abbiamo iniziato nella nostra cartella. Creiamo semplicemente dove vogliamo sostituire i nomi dei file, cioè avere un, diciamo, il fatto che le variabili che abbiamo messo qui sopra, tipo qui, finiscano dentro la cartella, sostituiamo con questa notazione il nome del file. Quindi, quando vogliamo accedere a una variabile che abbiamo definito in cookie cutter, doppia parentesi graffa, gli spazi sono per estetica, cookie cutter punto. Perché ogni variabile di cookie cutter, immaginate che cookie cutter sia tipo una classe, no? Istanziate una classe, un'istanza,
create una istanza della classe cookieCutter e accedete alle variabili, diciamo qua agli attributi che definite in questo modo. E lì sono tutti gli attributi come delle stringhe. E vedete che possiamo utilizzare queste variabili che definiamo nel cookieCutter.json, così, modificando ad esempio in automatico il nome del file name, ma possiamo anche cacciarle dentro i nostri file, dentro proprio il testo del file. E quindi dentro il PyProject.toml volete personalizzare il nome, l'indirizzo email, la licenza, il requisito minimo di Python, andargli a dire dove pescare la versione del pacchetto da qualche parte. Lo potete fare così, in modo tale che non dovete riscriverlo voi ogni volta, solo una volta. Dopotutto, diciamo, il motto è sempre: perché fare una cosa in 5 minuti quando posso automatizzarla in 20? Possiamo anche, questa è la cosa bella, chi ha mai voglia di scrivere il testo della licenza, copia e incollarlo? Prendete il file, chiamatelo license e metteteci il condizionale con tra le parentesi graffe con questa notazione che chi avrà già usato probabilmente un po' di Flask sa che è Jinja, che è un'altra libreria che è stata fatta dal creatore di Flask per fare un po' di templating. Questa roba qui, diciamo, questa, scusate il francesismo, però questa cosa vuol dire che quando scegliamo la nostra variabile dice ok, se la licenza MIT, metteci dentro il testo della licenza MIT, cioè non metteci dentro, qui c'è già dentro, dopo vi faccio vedere un pochino meglio com'è il file, e tutte le altre cose non le esegui. E quindi poi vi lascia. Finito questo, quando lo tirate fuori dal forno è tutto pronto. E questo qui è tutto quanto. Possiamo anche fare di più se non siamo stesi e io sono ancora in tempo. Possiamo ad esempio aggiungere dentro i nostri file di configurazione una direzione dove esportare delle configurazioni predefinite per cookieCutter, anche delle configurazioni diciamo che sono globali. Il condizionale a torso o pre per assicurare ad esempio che la variabile venga esportata solamente ad esempio quando effettivamente c'è installato cookieCutter sul vostro computer. E cosa possiamo fare con questa cosa? Dentro il cookieCutter.yaml, non hanno deciso di utilizzare una sintassi diciamo così con scambiamo dai formati, ma tanto alla fine siamo abituati, è tutta infrastructure as code questa, possiamo definire ad esempio diciamo, delle sostituzioni globali, non so come dire, di base che si applicano a tutte le variabili che hanno questo nome. Se vi ricordate, noi qua in cima, il nostro cookie cutter non aveva qua definito dei valori predefiniti per full name, email, eccetera. Questi valori erano stati, diciamo, sono stati sostituiti in automatico perché io che ho fatto il cookie cutter avevo già definito nel mio file di configurazioni personali queste variabili. È comodo, certo, vuol dire che dovete sincronizzare le variabili nel cookie cutter da una parte con quelle che magari usate voi sul computer, però così magari evitate di mettere il vostro indirizzo email su un repo pubblico su GitHub che poi magari si prende 70.000 stelle perché siete i prossimi geni e tutti hanno il vostro indirizzo email sotto mano, anche se penso che abbiate 70.000 stelle vi possono raggiungere un po' tutti come vogliono e anche non solo. Potete anche dirgli dove installare, ad esempio, una directory dove conservare i vostri cookie cutter e andarli a pescare, potete anche definire delle abbreviazioni. Perché poi dalla vostra linea di comando, ad esempio, potete dire cookie cutter gh e metterci dentro lo username e il nome del repository e lui va direttamente a utilizzare quel cookie cutter. Oppure definire un alias, che quindi io quando dico cookie cutter.py, vado qui sul mio computer e gli dico cookie cutter, non sample cookie cutter, ma gli dico .py, cosa farà? Andrà a dirmi, guarda, tu hai già installato questa, hai già clonato questo repo da qualche parte. Però magari l'hai aggiornato, no? Quindi io non lo so ancora questa roba, vuoi clonarlo? Sì, e poi ci richiede ancora lo stesso tran tran di tutte le variabili che vogliamo usare, della licenza, del nome del pacchetto, qui adesso esploderà perché non gli ho detto di dare il package name, però vabbè. E questo è tutto quanto, e se noi andiamo a vedere poi dentro la nostra nuova repo, che non sarà stata creata chiaramente perché non ho passato il nome della cartella e non ha creato la cartella, però ci ritroviamo con la situazione di prima. Per di più, se ci fate caso, qua sopra, non qui, ma quando abbiamo fatto eseguire cookieCutter la prima volta, gli ho detto che volevo usare PyEnv, ma che non volevo usare Jupyter e che volevo usare la documentazione. E infatti ci ha creato una cartella documentazione, ma non ci ha creato ad esempio una cartella per tenere i nostri notebook. Se noi andessimo a guardare qua il nostro cookieCutter, che saliamo di due gradini, andiamo a vedere dentro, il sample, il cookieCutter, vedete che noi qui, dentro cookieCutter repo name, abbiamo definito una cartella notebooks. Che cosa è successo? È che cookieCutter, e questo qui è un'altra cosa molto sfiziosa, apprezziamo la metafora culinaria, scusate, possiamo creare una cartella hooks con dentro degli script, tendenzialmente in Python, che vengono eseguiti pre o post generation, in base al nome che gli date. E in questo caso, ad esempio, gli ho detto che volevo, in base al valore della variabile cookieCutter alla documentazione, se questa cosa vale sì,
Cioè, se questa cosa non è sì, di cancellare la cartella documentazione e lo stesso con la cartella notebook. E quindi, ad esempio, se volete avere un progetto con i notebook, ci avete già pronta la cartella lì, magari con un po' di scaffolding messo dentro, però se è un progetto in cui non vi serve, la cancellate. Avete un progetto con un database, c'è cioè da qualche parte in un dotend delle configurazioni con una variabile, ad esempio, non so, diciamo, se cookiecutter.useDatabase uguale sì, allora non cancello una cartella che altrimenti o un file oppure delle righe di testo in un file che dentro avrebbe, non so, preesportate delle variabili ambientali da prendere poi. E questa è un'incredibile flessibilità e una velocità, una potenza che purtroppo magari 20 minuti ci spendete a automatizzare la prima volta, però per tutti i progetti a seguire vi dà una discreta dose di flessibilità per tutto il resto. Io ringrazio Mirta, che è stato per l'accoglienza, ringrazio Pami per aver ospitato questo talk, spero è stato abbastanza, diciamo, intrattenente, intrattenitore, ecco, e se avete domande, no, se avete risposte, ancora meglio. Luce, gustoso, croccantino. Dai, questo qui dai, era facile. Mi sorprenderei se ci fossero domande. Dissing, non è vero, scusami, no. No, non è vero, ok, perfetto. Più, meno male. È evidente. Chi vuole la pizza? Diciamo, facciamo meglio a prenotare. Ecco, non ce l'ho un cookie cutter per la pizza, magari un tagliapizza, quello lì sarà la prossima libreria che facciamo. Pizza cutter, Pizza cutter, sì, facile. a forma di motorino. Domanda? Domanda. Ci può fare qualche esempio di template che hai definito un cookie cutter specifici per data science? Se Sì, allora, io ultimamente non sono un grande fan dei notebook e sto apprezzando molto. Non è vero. Scusate. Funziona? No, chiaramente no. Va bene, ok, non importa. Facciamo che vado qui, perché questo era un sito web. Ah, Solillo. Ce la faremo? E andiamo a vedere, ad esempio, questo è il mio cookie cutter. Dentro qua, ad esempio, ho qualche configurazione per i notebook. Mi piace un po' ultimamente usare Quarto. Vi dicevo, io purtroppo sono una di quelle brutte persone che usa un po' Vim e quindi non posso usare Jupyter Notebook dentro Vim. Quarto è fondamentalmente notebook scritti su file in plain text e quindi dentro questa cosa ho cacciato nel dotenv. Il fatto di, vedete, esportare una variabile se uso quarto, di dire guarda che comunque se devi usare Python lo trovi qui dentro nel venv. Cose molto da notebook, dentro il pre-commit ho tutti i pre-commit, ad esempio se uso un notebook che passano il tipo NBQA, notebook quality qualcosa, è un'altra delle CLI di Python molto carine, tipo Flakehead, tipo Black, eccetera, che praticamente wrappa queste librerie per poi permettervi di usare sulle singole celle. Se nel mio cookie cutter c'è Jupyter, faccio questa cosa. Io prima non, diciamo, non ho lavorato come, diciamo, non ho fatto machine learning engineering prima di lavorare in futuro, ho fatto più consulenza, quindi facevo i notebook brutti, produzione, se ne occupavano gli sviluppatori dell'azienda, quindi adesso piango, però vi dirò a breve, magari faccio un reloaded, però probabilmente certe classi, magari delle singleton di certi database, si può utilizzare, ce n'è uno molto molto popolare che devo avere forcato anche se non sbaglio, qui fate finta che sto facendo promozione personale ma molto meno, diciamo, smaccatamente di come faccio ora, qui dovrei avere un cookie cutter clonato, ma solo perché volevo prendere un po' ispirazione. È molto molto stellato questo qui a differenza del mio, che combina Lightning, che è un framework top, è tipo un Keras con gli steroidi ma per PyTorch, che utilizza appunto Lightning e utilizza Hydra per le configurazioni. Hydra è un'altra libreria open source scritta in Python fatta da Facebook per specificare le vostre configurazioni. Vedete tutte qua dentro dei file .yaml
che sono abbastanza utili perché magari altrimenti queste configurazioni in un progetto di Python molto grosso sarebbero sparpagliate dentro il vostro codice, sarebbe molto complicato doverle gestire in tanti posti, tutti diversi. Sono tutte lì, sono tutte scritte in YAML e quindi dovete specificare learning rate, tutti gli iperparametri che vi interessano di certi centinaia di modelli, potete andare a manipolare qui. Dentro, probabilmente voi con un po' di curiosità, se andate a guardare, non qui, probabilmente da qualche altra parte, ci deve essere, vedete, a parte una bella spiegazione, anche il cookie cutter da utilizzare per andare a pescare queste variabili e capire che cosa mettere e che cosa no. Ho risposto alla tua domanda? Perfetto. Scusate, poi parto in... vado avanti così. Ci faccio vedere altre 70 librerie, se fino a domattina. Bene. Esauriti? Le domande, ma anche voi probabilmente, perché immagino che è stato un po' pesante. Faccio chi pensa di venire a mangiare la pizza o hamburger o qualcosa? Ok, allora magari. Ah, ma non sono offerto. No. No, vabbè, vabbè, però guarda, l'ha detto anche prima, non è... No, No, chiedo allora non è a ci tradimento. prendiamo un po' fuori. Giusto? Chi vuole gli sticker? Io ce l'ho già. Se li voglio tutti, allora magari mi quello è riuscito. Bravo, prima lo sticker sulla bambina. Non ce l'ho con i compagni.